Ciao Addicted! Come vedete siamo qui con purtroppo il penultimo degli unboxing di Haitai, questa azienda che ormai abbiamo imparato a conoscere per la grande varietà di candele e incensi, almeno finora l'abbiamo conosciuta sotto questo punto di vista. Infatti abbiamo visto tutta la collezione di candele molto belle, intagliate a mano. Quindi, secondo la tradizione thailandese, con la base in ceramica, anche personalizzabile con il nome, con una dedica, oppure con la base in vetro, l'ultimo unboxing che abbiamo fatto, e anche gli incensi. Sono tutti, se andate a vedere il loro sito, sono tutti, diciamo, tra di loro assemblabili, si può dire così, cioè potete scegliere se acquistare singolarmente un prodotto oppure un set di prodotti in modo da risparmiare. Il loro sito, vi ricordo, è www.aitai.it. Siamo arrivati, dicevo, alle ultimi due unboxing. Questo è il penultimo, con due che, per quanto mi riguarda, sono i pezzi forti della collezione di questa azienda. Quelle che vedete qui sono le Elegant Sphere e sono dei prodotti veramente unici. Io non ne ho mai visti, sinceramente, di questo tipo. E in che cosa consistono? Sono proprio 5, come potete vedere qui, e sono dei fiori profumati intagliati a mano all'interno di una sfera di legno. Il diametro di questi prodotti è tutto di 8 centimetri, quindi ciascuna di queste sfere, Elegant Sphere, è appunto di 8 centimetri. Ma andiamo adesso nel dettaglio e vediamoli singolarmente. Da dove parto? Dalla rosa, eccola qui. Io come sempre le lascio chiuse, poi vi faccio vedere man mano l'interno, perché vi voglio far vedere anche la cura della confezione. Guardate, queste sono sempre cose che troverete nei prodotti Haitai, quindi niente di dozzinale, men che mai. Ecco, vedete, questa è una scatola un po' più grande delle altre, proprio perché all'interno c'è questa meraviglia, ragazze. Per me lo è. Allora, come vedete, vedete la base. Aspettate un attimo che no, non è qui. Sicuramente è sì, non può mai mancare il certificato di autenticità di Haitai, vedete? Ve lo faccio vedere una volta per tutte le Elegant Sphere, eccolo qua. Eccolo, non, ecco qui. C'è sempre scritto che il prodotto è fatto a mano, appunto. E come vi ho già detto altre volte, questo è molto importante in un periodo in cui, anzi in un'epoca in cui è tutto fatto in serie. Ma torniamo al pezzo forte. Allora, questa è la rosa. Allora, come vedete, Haitai ha messo questo sigillo dove c'è scritto "Rendi unico il tuo mondo, Haitai". Vedete, io ho paura anche di romperlo. Infatti, lo sfilo, faccio prima. Oh, e andiamo al sodo. Allora, innanzitutto vi faccio notare la confezione esterna, la bellezza, ragazzi, di questa confezione esterna. E questa è la magia dell'interna. Cioè, a parte il colore che fortunatamente con questa luce si vede, ma questa è intagliata a mano, eh? Mamma mia. Mo, il profumo è una cosa indescrivibile. Non so descriverlo, di pulito, di bucato, Guardate, ragazzi, io vi faccio vedere quanto è prezioso questo oggetto, ma veramente. Guardate. Racchiuso in questa confezione. Vedete, fatta a mano, dipinta a mano come sempre, e con dentro questa cosa qua, questa meraviglia, cioè non ci sono altre parole, intagliata a mano. Ho anche paura di toccarla, però la lascio aperta perché voglio proprio poi farvela rivedere con accanto, anzi, facciamo una cosa, togliamo questi qua. Allora, e parliamo immediatamente del primo prodotto della rosa, è il fiore dell'amore per eccellenza, caro a Venere. E questa sfera è ricavata nel legno della pianta del mango, dove emerge appunto il fiore della rosa, come potete vedere. Ogni dettaglio è stato tutto dipinto a mano, quindi questa è una caratteristica che vi dico per questa, ma che caratterizza appunto tutti, scusate il gioco di parole, tutte le Elegant Sphere. Nemmeno a saperlo, perché io faccio sempre tutto in diretta, cosa ho detto prima? Profuma di, non lo so, di pulito? La profumazione è bucato, e ragazzi, profuma di bucato. Ma veramente profuma di bucato steso al sole, cioè
Per me queste sono magie. Scusate se vi sembra una cosa veramente eccessiva, però per me sono delle magie. Vado avanti con il loto. Il fiore di loto che a me è tanto caro perché il mio papà era un insegnante di yoga e il loto è una anche delle posizioni dello yoga. Ora io non voglio fare un guaio e infatti non l'ho fatto. Vado ad aprire questa stupendezza. Mi dispiace aprirle, ragazzi, non so se ci credete. Mi dispiace aprirle perché sono troppo belle, ho paura di rovinarle. Cioè, sono proprio di una preziosità. Cioè, guardate, ragazzi, questo, cioè, non so. E ora che apro ho paura? No, vabbè. Cioè, questa è fatta a mano, ragazzi, eh. Cioè, non parliamo di un oggetto fatto con una macchina. No, vabbè. Mamma, il profumo? Anche qui abbiamo, no, anche questo è un profumo di bucato, però molto diverso da quello di prima, però è sempre di pulito, di bucato. Quindi queste sono praticamente dei prodotti che hanno la funzione appunto di profumare e allo stesso tempo di decorare. Guardate, sempre fatto a mano, intagliato a mano, questo è il loto. No, non ho parole, ragazzi. Io lo sapevo che quando sarei arrivata a questi non avrei mai avuto parole e infatti non le ho. Il loto è il fiore legato all'immortalità, alla creazione e alla rigenerazione. Questo fiore viene associato a un principio femminile, indica quindi grazia, fertilità e fecondità. Infatti la forma del fiore è un calice che sembra appunto raffigurare il ventre femminile. La sfera scavata nel legno della pianta del mango, come dicevamo prima, dove emerge il fiore del loto, tutto fatto a mano. Quindi non c'è niente di industriale in tutto questo. Andiamo avanti, andiamo al garofano, che è la parte centrale di questa composizione meravigliosa firmata Aitai, di prodotti firmati Aitai. Questi sono veramente, cioè, specialissimi. Se gli altri erano speciali, questi io non ho parole per definirli. Come vedete, sempre la stessa storia. Rendi unico il tuo mondo Aitai. Quindi sempre la stessa storia, il dispiacere di togliere questo. Guardate questo invece, ancora invece, anche questo, che bello, che meraviglia. E qui dentro cosa si nasconderà mai? L'ho detto prima. Il garofano intagliato a mano. Ma io non sono un'esperta d'arte, non ho parole per descrivere, però sembrano dei fiori veri, sempre intagliato nel legno di mango. Anche questo ha il profumo di bucato, mamma mia, è buonissimo. Quindi queste per profumare sono perfetti. Il garofano nel linguaggio dei fiori è da considerarsi il fiore dell'amore, ma anche della virtù e della nobiltà. Quindi il suo significato è la fedeltà eterna e l'amore ricambiato, bellezza, innocenza, tutti questi significati. No, anche questo lo metto accanto e passo all'orchidea viola. Ho paura di cosa trovare perché sinceramente le orchidee sono alcuni dei miei fiori preferiti, non so quale sia il vostro. Quando ero piccolina amavo andare in campagna, nella mia campagna, e raccogliere le orchidee. Ecco qui. Allora, come sempre, anche qui guardate quello che viene rappresentato all'interno e anche all'esterno, l'orchidea. Ragazzi, potete vedere la bellezza di quest'altra cosa? Non ho parole, ragazzi, è stupenda. Cioè, non ci sono parole per descrivere le meraviglie. Anche qui, profumo di bucato. Veramente stupendi. Cioè, non ho parole, questo sempre dipinto a mano. Ah, l'orchidea è il fiore che è esteticamente perfetto e rappresenta la raffinatezza, l'eleganza, l'armonia e la bellezza, ma in particolar modo la passione e la sensualità. Quindi è un fiore da regalare a una persona che ricambia il nostro amore. Concludo con l'Elegant Sphere dell'orchidea bianca, quindi sempre l'orchidea, però questa qui era appunto viola. Infatti le colorazioni prevalenti sono il bianco e il viola. E infine abbiamo la bianca, eccola qui anche questa.
Sempre la stessa cosa, all'interno c'è sempre il fogliettino di autenticità, il prodotto è fatto a mano, per questo ha un valore maggiore rispetto ai prodotti fatti in serie, non c'è anzi paragone per quanto mi riguarda, vedete all'esterno sempre dipinta a mano, che meraviglia, e questa è l'ultima meraviglia, mamma mia. Sempre questo profumo di bucato, ragazzi, con 5 aperte, non vi dico il profumo che c'è qui dentro, di pulito, di roba appena lavata e asciugata al sole con l'ammorbidente della nonna, questi profumi di casa. Ecco qui, ed eccole qui, ve le ho fatte vedere tutte. Non ho parole, tranne che per dirvi che il fiore dell'orchidea bianca, anche in questo caso è sempre da regalare alla persona che amiamo, l'unica differenza sta nel fatto che appunto il colore cambia, quindi ci sono le due varianti. Io cosa altro vi posso dire? Il costo, naturalmente si sono prodotti fatti a mano, vi faccio vedere, guardate... Oh mamma mia, la cura dei dettagli, eh? Quindi ognuno di questi costa 17,90, ma abbiamo anche su questi il vantaggio dello sconto box 15. Box 15 che vi dà il 15% di sconto su tutti i prodotti di Aitai, anche su queste meraviglie, e poi 19 euro, da 19 euro avete la spedizione gratuita. Il pezzo forte, senza dubbio, uno dei pezzi forti della collezione di Aitai, e mi raccomando, andate a visitare il loro sito. Io spero di avervi fatto vedere per bene la bellezza di questi prodotti. Vi aspetto per il prossimo ultimo unboxing. Mi raccomando, date un'occhiata, queste sono delle ottime idee regalo, perché sono originali, ragazze. Io non so dove possiate trovare queste cose fatte a mano se non su Aitai. Io vi ringrazio, vi saluto e alla prossima!